Mi chiamo Franco Roberti, sono nato a Napoli e faccio il magistrato da quasi 40 anni. Sono entrato per la prima volta in questo tribunale nel 1982 e qui si è svolta gran parte del mio percorso professionale. Questa è la Gran Sala o Sala dei Busti di Castel Capuano, un edificio costruito nel cuore di Napoli dai Normanni nel XII secolo. Attorno a me sono ricordati giuristi e magistrati che resero celebre il Foro di Napoli. È qui che si tiene la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario napoletano ed è un luogo che rappresenta molto per me. Nella mia carriera di magistrato mi sono occupato soprattutto di criminalità organizzata, istruendo i processi sulla ricostruzione dopo il terremoto dell'Irpinia nel 1980 e indagando sugli affari e i delitti della camorra napoletana e casertana. Dal 2013 sono procuratore nazionale antimafia, chiamato a coordinare le 26 procure distrettuali antimafia sparse sul territorio italiano. Negli ultimi 20 anni abbiamo fatto tanto contro la criminalità. Abbiamo confiscato miliardi di euro di patrimoni illeciti e abbiamo assicurato alla giustizia migliaia di mafiosi. Ma c'è ancora tantissimo da fare. È da qui che oggi passa il mio impegno per la giustizia e per la legalità. A Natale del 1991, a Casal di Principe, nel Casertano, un gruppo di sacerdoti scrisse una lettera aperta per impegnarsi contro la presenza della camorra in Campania e nell'Aversano in particolare. Era una lettera che parlava con una lucidità e una consapevolezza senza precedenti dei rischi che correva quel territorio da sempre ad alta densità criminale e chiedeva alle istituzioni di schierarsi, di dire apertamente da che parte si stava, con la camorra o con la legalità e la giustizia. Tra gli ispiratori di quel manifesto c'era Don Giuseppe Diana, un giovane parroco di Casal di Principe, cresciuto negli scout. Egli si riconosceva nel manifesto, lo vedeva come il fondamento del proprio ministero pastorale. Poco più di 2 anni dopo, il 19 marzo del 1994, Don Giuseppe Diana fu ucciso nella propria parrocchia di primo mattino, mentre si preparava a dire messa. Il suo omicidio seguì di qualche mese quello di un altro sacerdote, Don Pino Puglisi, ucciso a Palermo nel quartiere di Brancaccio da killer mafiosi. Entrambi i sacerdoti erano nati, vivevano e operavano in quartieri ad alta densità criminale e lo facevano impegnandosi per strappare i giovani alla criminalità organizzata, offrendo loro opportunità di lavoro, di impegno sociale, di vita. Per questo, proprio per questo, erano entrati nel mirino delle cosche criminali. Entrambe le vicende hanno poi avuto uno strascico amaro di bugie, di depistaggi, che avevano l'unico scopo di gettare fango sulle due figure dei sacerdoti. Si parlò di collusioni con le mafie, addirittura di storie di donne a giustificare il loro omicidio. Naturalmente erano storie del tutto infondate, come poi riveleranno gli accertamenti giudiziari. Sia gli assassini di Don Pino Puglisi che quelli di Don Peppino Diana sono stati individuati e condannati con sentenze ormai definitive. Sappiamo chi sono i colpevoli e quali furono i moventi di quegli assassini. Pertanto, ciò che resta a distanza di tanti anni è il loro esempio di sacerdoti umili ma determinati nella difesa della legalità e della giustizia. Don Peppe è un prete sui generis per quel territorio. Non indossa spesso la tonaca, ma soltanto il collarino. Ogni tanto si concede un sigaro. E inizia una vera e propria strategia pastorale davvero unica. E rifiutava quelle facili etichette che dovremmo rifiutare sempre tutti noi sacerdoti, quella di preti coraggio, preti antidroga, preti anticamorra, antimafia.
Lui si definiva semplicemente un prete, perché preti tutti dovremmo essere contro le forme di violenza, di arroganza, di illegalità, quando viene calpestata la libertà e la dignità delle persone. Prete.